Ciao, sono Luca e in questo video vedremo se è obbligatorio fare un ciclo di forza per aumentare la massa muscolare. Forse avevo già fatto il video, però nel dubbio, visto che comunque le domande mi vengono poste nei commenti su YouTube, rispondo. Dal mio punto di vista non è strettamente necessario fare un ciclo di forza pura, fra virgolette, per arrivare alla massa. Perché? Primo perché in molti casi è pericoloso per l'utente medio, perché ovviamente passare a fare magari pochissime ripetizioni, pause molto lunghe, carichi molto elevati, con movimenti multiarticolari complessi come squat e stacco, se non sei seguito adeguatamente può essere pericoloso, non necessariamente, però può essere pericoloso. È molto stressante a livello anche proprio di, diciamo, mentale, fra virgolette, e quindi rischia di essere poi dopo un tassello in più in termini di stress se hai già uno stile di vita dove magari lavori molto oppure studi tutto il giorno, quindi di per sé non è un tipo di allenamento particolarmente divertente. E comunque i benefici rischiano di essere non così elevati rispetto allo sforzo fatto sia in palestra sia anche nei giorni successivi, comunque dopo poi il riposo deve essere maggiore rispetto al classico allenamento per l'ipertrofia. Quindi il rapporto costi-benefici per l'utente medio non è così favorevole. Se sei molto avanzato, molto preparato, molta esperienza e così via, è un conto, si può valutare. Però in generale rischia di essere, ripeto, un qualcosa di non così importante, perché, ripeto, fai molta fatica, rischi di farti del male, carichi elevati, allenamenti meno divertenti, più stressanti. Magari poi in palestra, se le macchine sono sempre impegnate, non riesci neanche magari ad avere il tempo giusto per fare come si deve il tipo di workout, e magari i benefici sono veramente piccoli rispetto allo sforzo fatto. Quindi piuttosto l'obiettivo è, in un contesto come sempre di tecnica impeccabile da non sporcare, aumentare i carichi nel corso del tempo. Dopodiché, aumentando i carichi, più o meno, non in maniera super diretta, in maniera direttamente proporzionale, però quasi, aumenterai anche la massa muscolare. Perché la parentesi poi da fare è che ovviamente massa e forza non vanno via insieme necessariamente. Io posso avere una buona massa muscolare e una forza magari leggermente inferiore rispetto magari a un'altra persona che ha una massa inferiore però una forza maggiore. Perché? Video da fare a parte, fondamentalmente perché intervengono molte altre dinamiche, a parte l'esecuzione, se io eseguo il movimento in maniera magari maggiormente corretta rispetto a te, cioè meglio, posso comunque generare una forza maggiore. E dopodiché interviene anche il discorso della coordinazione intramuscolare e intermuscolare, cioè intramuscolare ovviamente vuol dire se vado a coinvolgere altri gruppi muscolari che magari mi favoriscono il movimento, quindi mi permettono di avere una forza maggiore, e questo poi dopo si ricollega al discorso postura corretta. Intramuscolare vuol dire fondamentalmente che quando io contraggo un muscolo, tipo adesso il bicipite non si contrae tutto, sempre per il solito discorso, semplificando, del principio di sopravvivenza. Il corpo va sempre un po' a risparmio e non è che se contraggo il bicipite lui contrae assolutamente tutte le fibre, quindi ovviamente è molto importante anche contrarle tutte per generare una maggiore forza, e quindi poi la forza dipende anche da questo, semplificando. Quindi in realtà il discorso di non fare un ciclo di forza dipende anche dal fatto che non necessariamente le forze e massa vanno via insieme. Magari rischi di fare un ciclo molto adeguato, aumentare la forza in maniera importante, però la massa non necessariamente cresce in maniera lineare rispetto alla forza. Quindi piuttosto, nel dubbio, io in un contesto di aumento dei carichi magari parto super serio, poi passo un piramidale e nel corso del tempo aumento i carichi del 5% ogni 2 settimane con periodi di scarico senza per forza fare dei cicli di forza pura stressanti e dal dubbio beneficio in termini di costi rispetto allo sforzo fatto. Quindi questo è un po' il breve video di oggi, ti rimando come sempre al mio paradigma dell'autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.